Quanta fatica si fa in alcuni momenti a tenere insieme i pezzi di una vita, i pezzi di un'esistenza. È come se si dovessero raccogliere qua e là dei gocci di un'esistenza, di una vita, per provare a rimetterli insieme e per riemergere, per tornare a galla nella nostra esistenza. Raffigurandosi ad occhi chiusi, si ha quasi l'idea di aver creato un'immagine in forma giocosa. Poi però andando a vedere quello che quell'immagine trasmette, ci sono davvero tanti momenti scollegati tra loro che, associati ad un corpo gonfio d'aria, rimandano all'ansia, alla fatica di tenere tutto insieme, di compattare le singole parti del nostro corpo, del nostro sé, per evitare che si disperdano. Ecco, questa fatica di mettere insieme i pezzi è ciò che commentiamo in questo video. Niente, cioè, braccia e gambe, cioè, sono comunque tutti pezzi che non sono attaccati, non è un'unica struttura, e, sono tutti pezzi staccati alla fine, perché comunque, sì. Sì, ma si vede, sì. E Niente. perché sono pezzi staccati? Ho provato, diciamo, a fare una forma unica. Però comunque sempre prendendo, cioè sempre facendo prima la testa, poi il busto, poi non sono riuscita a fare tutto insieme, cioè con lo stesso pezzo di Das. Poi Sì. ho provato ad attaccarle, però non mi è venuta la cosa, quindi. E la prima sensazione che ho avuto, proprio la sensazione proprio che mi è arrivata da questo lavoro, è la difficoltà di mantenere tutti i pezzi uniti. Ci sono delle volte in cui, anche noi ce lo diciamo, no? Di sentirci a pezzi. Cosa vuol dire sentirci a pezzi? Sentire anche un po' la difficoltà in alcuni momenti di tenere tutti i pezzi compatti. È come se corressimo il rischio di Di esplodere, slegarti. di slegarci, frammentarci. Che dici, Sabina? Sì? Sono periodi e periodi dei momenti in cui penso che chiunque si sia sentito in uno stato d'animo del genere. Se sia anche un momento carico di tensione, carico d'ansia, lo puoi dire solamente tu, ma dalla quantità di materia con cui è fatto il busto, tanto da sembrare pieno d'aria, a me sembrerebbe che ci sia anche questo elemento dell'ansia, insomma, Sì. del vivere in apnea proprio, ecco, senza respirare. Sono comunque sì, una persona abbastanza ansiosa. Ah, beh, questo Non solo oggi in generale, è una cosa tua, proprio. questa Sì. qua.